E benvenuti ragazzi in questo nuovo video sul mio canale. Io sono Dax, se sei stato, e benvenuti in un nuovo episodio di Metal Gear. Sì, certo, come no, di Metal Gear, come no. E benvenuti in questo nuovo episodio di Halo 5 Fudge. Allora ragazzi, innanzitutto vi chiedo di iscrivervi, lasciare mi piace e commentare. Condividete con i vostri amici, attivate la campanella, iscrivetevi al canale che mi sento in descrizione. Rispondete per scegliere i sondaggi e non ripetete gli episodi di Metal Gear Solid 5 da Phantom Pain. Detto questo, sto modificando un attimo tutte le cose della partita. Nessun limite. Sto aspettando che. Ok, perfetto. Squadre no. Punti per uccisione 1. Facciamo 2. 0 punti. 0 punti, perfetto. Ecco. Perfetto. Ora, dobbiamo solo sperare che le persone se giocano entrano in partita perché se no veramente giochiamo da soli e non è bello. Allora, detto questo, vi voglio informare che mi sono comprato un nuovo microfono ed è molto bello, mi piace molto, è della Trust, comprato a troni a fondi e mi piace troppo. Molto bello, sì. E basta, smettiamo di fare i maniaci. E speriamo che la gente, che le persone entrino in partita, così almeno mi diverto, almeno faccio un video, cacchio. Dobbiamo solo sperare che entrino. Fiesta classico. Allora, ragazzi, la fiesta praticamente, come dice l'iscrizione, massacro con armi casuali, ovvero che ogni volta muori ti cambiano le armi completamente e quindi tu starai con armi diverse, tipo io in questo momento. Vabbè, ma se mi metti già subito quest'arma ho vinto, cacchio. Allora, sto vedendo un attimo di modificare certe cose, però non sento tanto l'audio e mi sembra strano. Audio e video. Devo aumentare a 3. Solo gli effetti, dai. Non sento più niente, veramente. Ed è strano sta cosa. Se ci mettiamo di qua, buttiamo. Ci moriamo, quindi sarebbe solo uno spreco. Allora, mi devo solo aspettare che la gente entra. Detto questo, allora, vi ricordo che oggi alle 4:30 uscirà la live di Five Nights at Freddy's, quindi non ve la perdete, così almeno saremo tutti insieme e ci cagheremo tutti insieme. Vi ricordo che siamo rimasti alla quarta puntata, cioè alla quarta notte, però quinta puntata, quindi siamo rimasti un pochino indietro con il programma. Spero di arrivare direttamente alla notte 5, anzi di finire direttamente così almeno stiamo a posto. Ci spero, vivamente perché veramente non ce la faccio più. Ora dobbiamo solo aspettare che la gente fottutamente entri in partita. Comunque è molto bella questa pistola, è quella che vi dicevo all'inizio che praticamente quest'arma è la OP, è un'arma OP, praticamente è la più forte di tutto il gioco. Cioè, se vi mettete contro delle persone che hanno quest'arma, avete perso direttamente, a meno che non avrete un lanciaraggi, un fucile a pompa, proprio la sua testa che sta sulla canna del fucile a pompa, a quel punto vi uccide immediatamente. Però se invece avete un'arma così, è difficile che vi uccida perché vi prendo a distanza e fa un sacco di danni. Anche questa non è male perché praticamente ti toglie un po' di scudi, vai con la pistola, sei morto. Non hai scampo, ecco. Ora sto aspettando solo che la gente entri in partita, però se hai dubbi che entrano, non so io, boh, non lo so, boh. Entrate in partita! Sono l'unico in tutto questo. E niente. Mi vado a suicidare se. No, scherzo. Niente, la gente non vuole entrare. Che pizza. Vabbè, ci vediamo tra poco. Niente. Nessuno vuole entrare su Halo e quindi alla fine ho deciso di andare a fare un episodio di Paintball, almeno di fare il nostro meglio, però dopo essere un po' buono perché si sente troppo.
Ecco, così ognuno potrebbe andare bene. A me non dovrebbe dare fastidio. Allora, a quanto pare è normale che nessuno entri in aula perché non è un gioco molto famoso Halo 5 Forge, soprattutto. Cioè, è più famoso Halo 5 Guardians che Forge. Oh, Madonna. Ok, ne ho ucciso uno. E lui mi ha ucciso. Porca miseria. E quindi è un po' così. Purtroppo io non posso nemmeno giocare online su Halo The Master Chief Collection perché uno per il semplice motivo che non l'ho scaricato. Quindi è già uno svantaggio. E due perché nessuno mi ha visto. Ok, ne ho ucciso uno, no? Ovviamente abbiamo ucciso lei. Ah, sei stata ammazzata. E due perché non lo posso nemmeno comprare perché non ho i soldi. Però avevo i soldi 20 euro mi bastavano per comprare il microfono che ho preso a fondi, quindi sto a posto. Ora. Ma cosa? Lo stavo attaccando da un'ora. Lui con qualche colpino mi ha ucciso, vabbè. Vabbè, niente, io non riesco a uccidere nessuno, sono una capra. Porca miseria, ma faccio così fatica, veramente. What? Wow. Balla. Chi è che l'ha ucciso? Aia. Vabbè, ma si è messo una torretta sotto, grazie al cavolo, no? Vabbè. Adesso non ci sta più con la torretta del cavolo. Ma porca miseria! Io gli sparo da un'ora! Ma come cacchio faccio a non prendo? Non lo so io, boh. No, già poi. Non vado così di scorsa. E ti sparo. Vabbè. Eh sì, tre torrette! Quattro! Quattro torrette sotto. Cioè io non so più che cacchio devono fare. Non possiamo più passare né sopra né sotto. Ci hanno praticamente stanato. Aia. È inevitabile, non possiamo scampare. Qua mancano 40.000. Ci vorrà un bel po'. Per guadagnare i soldi qua ci vorranno una vita. Ci perderesti una vita per tutti sti soldi. Cioè, io non lo so più che devo fare. Non lo so ne più. Mi fate sopravvivere? Ok, ne ha preso uno. Mi tocca per forza così, perché non so più dove cacchio sparare. Ok, ne abbiamo preso un altro. Ora prendiamo questi qua sopra. Uno è distrutto. Due, distrutto. Speriamo di fare del nostro meglio. Anche se è praticamente impossibile. Allora, attiviamo il radar. Ma porca miseria, c'aveva il drone sopra. Dai. Che pazienza. Aspetta che. No, aspetta. Ma porca miseria. Vabbè, ormai. Speriamo un po' così. Alla cavolo. L'unica cosa che possiamo fare al momento. Vai, io posso uccidere così. Posso. No, vabbè, non è possibile. Non. No! 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 Non è possibile! Vediamo qua sopra. Sì, vabbè. Io da loro che sparo quella torretta, perché non si distrugge? Porca miseria, oh. Mi posso. Ok. Non riesco più a muovermi. Raga, non riesco. Ok. No, non riesco più a muovermi. Ma che cacchio. Ma ha rotto la. Ah no, sono io stupido.
Praticamente stavo cliccando i pulsanti sbagliati per sbaglio. E niente. Morto. Riusciamo a fare qualcosa? No, perché ci stanno di continuo, porca miseria. Madonna di quella Madonna. Madonna. Olimpia Madonna. Ok, uno è morto. Finalmente. Dopo 30 anni. Adesso andiamo a pensare agli altri. Morite. E niente. Vabbè, vediamo di provare un'altra modalità. Alla fine ho deciso di entrare su. Aspetto che si faccia la caricamento. Cercavo di sistemarlo un po'. La persona mia come era prima. Siamo pieni. Non ho capito. Aspetta che torno indietro. Allora, no. Andiamo così. Dove capitiamo, capitiamo. Se mi vuole entrare sarebbe casa. Ecco, grazie. Ok, speriamo di riuscire a fare almeno qualcosa. Allora, è la casa. O è casa o è memoria distorta. Non è casa. È house. Madonna, mi sono sentito pigli incastrato. Madonna, bella bastrata. Madonna, schippata. Ma passiamo qua di sotto. Anche se non ci sono mai entrato qua di sotto. Non è per niente rassicurante. Anzi, tutto il contrario. Minga, stanno per calme. Chiave arancione, ok, serve la chiave arancione, io so dove è perché l'avevo vista. Vado subito. Vado, 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 vado. Andale. Ok, non me la fa prendere. Ora sì. Vado. Vado a selezionare la chiave arancione. L'avevo preso tantissimo con la trappola. Scusate, sono urlato. Apri maledetta porta. Ok, scendiamo di sotto. Qua ci sta un ingranaggio. Spero che non mi stia inseguendo perché sennò so cacchi. Allora, andiamo da questa parte. Saliamo di sopra. Via me. Ya. Ok. Ma io mi chiedo certe volte, ma che faccio a passare le trappole così? Sì, certo, mi faccio inseguire proprio da te. Ciao. Ok, dobbiamo trovare il posto dove hanno messo la cosa là. Dove ha messo sto ingranaggio? Porca miseria, dove cavolo andava messo? Non mi ricordo. Mi sa di sopra. Andiamo a vedere subito. No, qua no. Qui neanche. Forse di qua? No, neanche di qua. Dove cavolo andava messo? Non mi ricordo. Pa 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 pa. Non mi ricordo dove andava messo l'ingranaggio, maledizione. Ma il coso, il PKFK mi sa, non si muove. Vabbè, allora noi leggiamo tranquilli, indisturbati proprio. Non mi ricordo dove andava utilizzata. Prendi la chiave lì. Qualcuno gli è andato in bocca, mi sa. È andato in bocca al pigli. Dove l'ho utilizzato, ti ricordi? Ecco, ti seguo. Da questa parte. Ok, dimmi, dimmi tutto. Sussurrami. Da questa parte? Ah, ok, qua dentro lo dici. Ah. Perfetto. Andiamo a prendere pure quella verde. Pensavo che quella verde l'avessero già messa. Ok. Non mi risulta qualcosa, non so perché.
Voglio andare un attimo a controllare, torno subito. Ok, passiamo qui sotto. Andiamo a vedere di là se per caso l'hanno. Chi ha spento la luce? Lo schifoso che ha spento la luce, chi è stato? Mi sa che l'avevamo già presa la chiave. Martello serve? Non so, io lo prendo. Andiamo a vedere se serve. Aiuto! Siamo scappati! Sì! Che culo! Oddio, mi sono cagato in mano! Ce l'avevo proprio dietro! Oh mio Dio! Posso? You escaped? Meno male! Mamma mia, che cacca! Ok, posso shoppare qualcosa? Anche se penso di no. No, non c'ho voglia di comprarmi la Grand Mother, ma mi trovo a comprare questo qui. Devil. Prima o poi lo devo comprare. Mi sa che dovrò giocare un po' tanto a questo gioco. Outpost. Andiamo a fare l'outpost. Allora. Comunque ragazzi, aspettatevi sempre che ogni volta che giocherete a Dallo 5 Forge, se ci giocherete poi, praticamente succede che le partite o ve le create voi oppure le cercate, però sono molto difficili che ci sono, soprattutto perché non ci gioca quasi nessuno, non è un gioco molto popolare in confronto adesso che c'è Halo The Master Chief Collection, poi aspettatevi che c'è questo, quindi è normale che gente non entra in partita, quindi sinceramente penso che vi dovete prendere Halo The Master Chief Collection, Halo MCC. Perché sennò non fate assolutamente. Perché memoria distorta? Perché? Che sennò non fate assolutamente niente. Detto questo, andiamo a fare sta distorted memory. Che pizza. Non mi piace. Non mi è mai piaciuta. Ok, partiamo subito. Andiamo di qua. Io scendo di sotto. Ciao. Allora, andiamo di qua. Di sotto, allora, di sotto non ci sta assolutamente niente. Qua, niente. È tutto chiuso, porca miseria. Ok, qua ci sta la chiave arancione proprio qui vicino. Qui non ci sta niente tranne la silenzio che ci servirà. Quindi vado subito a metterlo. Vediamo che non ci sia il mostro. Invece c'è. Apriti, dannata porta. Non so che se sta venendo a me. Mi sono un attimo cagato in mano, però vabbè. Eccomi. La sirenio. Eccola qui. Perfetto. Ora serve il martello. Vado a prenderlo. E non so dove serve, però, sto martello. Allora, di sicuro serve all'entrata. Però all'entrata ci sta quello lì. Maledizione. Porca miseria. Ah. Non mi rompere. Aiuto. Ok, vado a mettere il coso. Vado, 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 vado. Ok, fatto. Ora. Dove cacchio dobbiamo andare? Madonna mia. Ok, aperto pure qui. Aiuto. Porca. Sì, vabbè. Incastrato praticamente. Vabbè. Andiamo di sopra. Andiamo a uccidere un po' di gente qua e là. Vieni! Morto! Sì! Game over! Sì! Ma questo qui c'è quello illimitato. Sì! Game over! Sì! Sghere! Basta. Super grill. Un autogrill. Sicuramente sarà un sugar autogrill. Va bene ragazzi, ci vediamo in un prossimo video, iscrivetevi al mio canale, lasciate un mi piace, commentate, condividete con i vostri amici, attivate la campanellina, iscrivetevi al canale che mi sento nella descrizione, rispondete presenti, sondaggi nuovi, vedete episodi di Metal Gear Solid 5 di Panto Pincia, ragazzi, ciao!